Mi è sembrato molto interessante, strano, perché è un po' strano questa cosa, questa applicazione della tecnologia alla biologia con delle performance anche artistiche e quindi mi ha interessato subito, insomma, perché aveva questo alone di mistero per me, che non sono addentro molto alla tecnologia dell'utilizzo dei droni e della interpretazione del linguaggio delle api tramite degli algoritmi o tramite dei programmi o delle telecamere particolari. Quindi ho prestato subito, mi ha fatto piacere partecipare a questo convegno anche per capirne di più, no? Per vedere dove con il gruppo Luminous B si poteva collaborare, perché secondo me potrebbe avere anche delle applicazioni un domani, no? Magari applicazioni che adesso magari si intravedono, ma che non abbiamo, anche con il gruppo Luminous B, interpretato e individuato per bene. Però secondo me ci potrebbero essere, e comunque per adesso secondo me quello che vale è che c'è una parte anche divertente in tutto questo, e credo che sia un valore aggiunto il fatto di lavorare in un progetto che sia anche divertente. Abbiamo visto con mano, abbiamo visto dei risultati, quanto l'ape può essere utile in questo campo, quanto l'ape può dare delle risposte in alcuni casi immediate, no, sull'inquinamento di varie sostanze. E quindi direi che la cosa può andare avanti anche in altri campi. Noi stiamo cercando di collaborare con altri gruppi di ricerca per quanto riguarda altre applicazioni dell'uso dell'ape come indicatore. E purtroppo l'ape in questi ultimi decenni, negli ultimi due decenni, sta avendo dei problemi. Problemi che ne mettono a repentaglio la sopravvivenza e anche la sua attività, l'attività di impollinatore e di produttore di miele. Per cui in questi tempi ci siamo molto dedicati a individuare quali sono le cause, no, che fanno morire le api, che fanno scomparire le api dai propri alveari. E anche lì abbiamo creato tutto un sistema di collaborazione con gli apicoltori, con gli altri colleghi ricercatori, per individuare le cause. In alcuni casi siamo riusciti anche a migliorare alcune situazioni con il blocco, ad esempio, dell'uso dei pesticidi su alcune coltivazioni.